carti Rizzi del Corps Domini non sono soltanto carta sparsa per le strade, non sono solo composizioni, mosaici e fiori, né tantomeno ricerca di effetti scenografici. Esse, tramite i suoi attori, svolgono anche un'azione di socializzazione. Così, con la scusa di carti Rizzi, le socie di Anteas danno un senso e uno scopo alle loro riunioni settimanali. Lo stesso presso il circolo anziani, fucina inesauribile di idee e motore inarrestabile per l'organizzazione di eventi popolari. Né da meno sono gli ospiti della casa di riposo Ipsigro, anch'essi impegnati e felici di partecipare, o nelle singole case, nelle singole famiglie dove soprattutto gli anziani scendono in campo per collaborare ad un evento che li ricorda bambini. Da collettore funge il laboratorio stabile di Via Roma, dove chiunque può attingere al materiale grezzo e restituire semi lavorati, e dove soprattutto per 4 mesi ferve l'attività di produzione di composizioni artistiche. È un fermento che coinvolge le tante anime del paese, compreso le scuole, le associazioni culturali, gli artisti locali. Nel pomeriggio le strade interessate dal circuito si animano. Dalle case vengono fuori ceste e scatoloni colmi di carti Rizzi, riccioli, fiori di carta e poi le composizioni. E il tutto forma un tappeto senza soluzione di continuità di quasi 2 chilometri. Si formano così serpentoni di carti Rizzi arricchite con fiori di carta, mentre in alcune strade centinaia di artistiche composizioni vengono poste sul selciato con un solo denominatore comune: la carta. Solo e soltanto carta. Con saltuario contorno di fiori spontanei provenienti da campagne e giardini e gratuitamente offerti, o signori, dai proprietari. Thank you.
I due passi muovono dalla discesa Guerrieri per imboccare poi la via Giordano e, successivamente, il corso Umberto I. Adesso siamo in Via Collegio di Maria, straordinaria stradina, tortuosa e suggestiva, con le sue molteplici traversine ortogonali. Per arredare questa via e le traverse sono state arricciate da persone del rione una infinità di carte rizzi e composti con la carta crespa migliaia di fiori. Eccoci in piazza San Paolo, qui viene allestito un altarino e da qui il sacerdote benedirà le campagne come avveniva in passato. Attraverso la via Parco delle Rimembranze e la successiva salita Benedettini si arriva in via Sant'Anna all'altezza della porta di accesso alla corte del castello. Percorrendola con lo sguardo verso l'incantevole panorama del bosco, giungiamo in piazza Margherita.
nella piazza il secondo altarino per la benedizione alla folla. Le composizioni poste nella piazza rappresentano un omaggio alla patrona Sant'Anna. Entrando in via Roma, siamo attratti dalle decine di composizioni a mosaico con specifici temi religiosi.